Buongiorno ragazzi, amici, abbiamo la nostra gattona Sofì che ci augura buona fortuna all'inizio di questo nuovo ciclo di video lezioni. Sofì, non vuoi stare con me durante questa video lezione di storia? Sofì recalcitra e scalpita, è molto vivace in questo momento, vuole andare a correre e a saltare, le facciamo fare un saltello come piace a lei, ok? Allora iniziamo un nuovo ciclo di video lezioni che riguarda l'impero ottomano, l'espansione dell'impero ottomano. Parliamo però anche dei popoli con cui l'impero ottomano viene in contatto. Molti popoli, ma in particolare quelli che sono più vicini a noi, i popoli europei, dell'est europeo, i popoli della regione balcanico-danubiana, che finiranno per essere poi sottomessi all'impero ottomano. Ma vediamo la loro storia a partire dall'anno 1000 fino alla conquista ottomana. È una storia, la storia dei Balcani dall'anno 1000 fino alla conquista ottomana, che di solito non c'è negli abituali libri di storia, nei più diffusi libri di storia per le scuole o per le università. Semmai ci sono cose, c'è qualcosa che è sintetizzata in poche righe, in 10 righe. Invece noi lo spiegheremo nel dettaglio. Quindi si tratta di video lezioni che vanno proprio ad approfondire e a sviscerare determinate questioni storiche che di solito vengono sottovalutate, che di solito non vengono trattate. Dall'anno 1000 fino alla conquista ottomana, vediamo che succede nei Balcani. Nel 1014 noi abbiamo il disfacimento della grande Bulgaria di Samuele, dell'imperatore Samuele di Bulgaria, 1014. Questo comporta che l'impero bizantino, l'impero romano d'Oriente, vada alla riscossa e riesca ad occupare, a rioccupare tutti i Balcani, dopo che l'impero bizantino in realtà era stato cacciato dai Balcani da 3 secoli e mezzo. I Balcani, che si erano liberati da tempo, dopo il 1014 ricadono interamente sotto il dominio bizantino. Tuttavia, l'impero romano d'Oriente e i bizantini non riescono a sottomettere propriamente tutte le regioni dei Balcani e a organizzarle in temi. Molto spesso i bizantini si devono accontentare di trattare i popoli dei Balcani, di sottomettere i popoli dei Balcani come stati vassalli, in particolare la Serbia, non tutta la Serbia viene, ricordate l'organizzazione in temi da parte dell'impero bizantino, non tutta la Serbia viene sottomessa, la Serbia veniva chiamata anche Russia all'epoca. Nella parte occidentale della Serbia, nella zona montuosa dei fiumi Drin, Lin e Ibar, si costituisce uno stato vassallo, ma anche la Zeta, quella che anticamente veniva chiamata Doclea, riesce a non essere inglobata davvero all'interno dell'impero bizantino. La Zeta, l'antica Doclea, sulla costa intorno al lago di Scutari, diventa appunto uno stato vassallo, come anche altre molte zone dei Balcani diventano stati vassalli dell'impero bizantino. L'impero bizantino riesce a sottomettere in maniera totale soltanto le principali zone costiere, per esempio le città della Dalmazia, che vengono appunto organizzate in temi. Tuttavia, tutti i Balcani, anche se nella forma di stati vassalli, vengono sottomessi all'impero bizantino. Questo per insomma quasi 2 secoli, diciamo così, perché poi l'impero bizantino declina a partire dalla morte nel 1180 dell'ultimo grande imperatore dei bizantini, di cui abbiamo parlato anche in altri argomenti, Manuele Comneno. Sia la Serbia, attenzione, sia la Bulgaria, sia altri stati riescono a ridiventare indipendenti da Bisanzio. Parliamo prima della Serbia. La Serbia, nella sua lotta d'indipendenza contro i bizantini, viene aiutata dall'Ungheria. È il re che ricostituisce la Serbia indipendente, si chiama Stefano Nemanja, una dinastia, quella dei Nemanja, che durerà a lungo. Io spero di scrivere e di pronunciare correttamente questi nomi perché non conosco il serbo croato. Re Stefano Nemanja
rende indipendente la Serbia dall'impero bizantino. Lui regna dal 1169 fino al 1196. La Serbia si libera completamente dei bizantini. Non solo, la Serbia riesce a espandersi perché conquista la già citata zona costiera della Zeta. E conquista anche alcune città costiere importanti come Bar, Scutari, Ulcini oppure Kotor. Quindi abbiamo una Serbia apparentemente forte. I bizantini, diciamo, non si arrendono, non si rassegnano alla perdita della Serbia. Manuele Comneno, abbiamo un altro imperatore, Isacco Angelo, nuovo imperatore dell'impero bizantino, il tipico imperatore che viene sconfitto un po' dappertutto perché ormai l'impero bizantino non è in grado di rinnovare il suo dominio sui Balcani. E quindi Isacco Angelo riesce a sconfiggere Stefano Nemanja sulla Morava nel 1190, ma è una vittoria inutile. Ormai l'impero bizantino non è in grado di sottomettere la Serbia. La Serbia quindi è indipendente, ma mantiene una tendenza orientalizzante nel suo sviluppo culturale e religioso. La Serbia si è svincolata dall'impero bizantino da un punto di vista politico, però da un punto di vista culturale, la Serbia invece continua a subire l'influenza culturale di Bisanzio. Vengono costituiti molti vescovadi ortodossi, la religione ortodossa, la stessa dell'impero bizantino, diventa dominante in Serbia. Prima il vescovado di Ras e poi a partire da Ras vengono fondati i vescovadi di Belgrado, Braniscevo, e poi Nissa, Prizren, numerosi vescovadi ortodossi. La Chiesa ortodossa sarà molto importante nella storia serba e proprio in questo periodo si rafforza notevolmente. La Chiesa ortodossa, pensate, anima anche la letteratura serba. La letteratura serba è impregnata di influenze bizantine, non solo, ma attraverso la Chiesa ortodossa la Serbia recepisce il pensiero giuridico di Bisanzio e adotta numerosi uffici e istituzioni bizantine, uffici, istituzioni, anche titoli, cariche che hanno proprio nomi greci, nomi bizantini. Un successore di Stefano Nemanja, nuovo re bizantino, attenzione, si chiama Stefano Dušan, ma lo vedremo più in là, questa è solo un'anticipazione. Assumerà il titolo imperiale nel 1345, addirittura imperatore della Serbia, e crea un patriarcato serbo autonomo da Costantinopoli. Adesso vediamo la liberazione della Bulgaria. Il movimento della liberazione della Bulgaria inizia a Tarnovo, è destinata a diventare la capitale della Bulgaria. La rivolta inizia nel 1185 contro l'impero bizantino e viene guidata da due boiari, cioè da due nobili, da due aristocratici, i fratelli Teodoro e Asen. Si ribellano all'impero bizantino, scatenano una rivolta, approfittano del fatto che Bisanzio nel frattempo viene attaccata dai magiari, dagli ungheresi e persino dai normanni. I normanni mettono a sacco Tessalonica e muovono proprio contro Costantinopoli sperando di conquistare Costantinopoli. Che succede? Il generale Alessio Brana, generale dell'impero bizantino, riesce a sconfiggere i normanni e avrebbe dovuto muovere contro i bulgari insorti di Teodoro e Asan. Ma Alessio Brana tradisce nella città di Adrianopoli. Una volta passato sul continente, nella città di Adrianopoli, si ribella all'imperatore bizantino. L'imperatore bizantino è sempre lui, Isacco Angelo. Il generale Alessio Brana si ribella all'imperatore bizantino e addirittura questo generale Alessio Brana si proclama
imperatore, si proclama imperatore nella città di Adrianopoli, quindi Alessio Angelo, capite, prima di muovere verso i bulgari, deve eliminare questo usurpatore. Poi riesce a sconfiggere i bulgari, ma soltanto temporaneamente. Come abbiamo visto, anche i serbi, Alessio Angelo li sconfisse, però non serve a nulla. Che questo imperatore bizantino non riesce di fatto a rioccupare e sottomettere nuovamente i Balcani. Quindi nel 1186 Teodoro e Asen, i due aristocratici a capo della rivolta indipendentista dei bulgari, devono rifugiarsi, devono fuggire, devono rifugiarsi verso i Cumani, i loro alleati Cumani. Vi ricordate i Cumani? Ne abbiamo parlato in un'altra lezione. E che cosa succede? I bizantini mettono a ferro e fuoco il paese, la Bulgaria, però in realtà poi i bizantini vengono sconfitti. Teodoro e Asen tornano dall'esilio e riescono a sconfiggere i bizantini grazie all'aiuto dei Cumani, cioè grazie a un grosso esercito di Cumani. Risultato, anche la Bulgaria, come la Serbia, diventa indipendente. Teodoro, uno dei due fratelli, viene incoronato zar di Bulgaria con nome di Pietro, quindi Teodoro Pietro. In realtà Teodoro, il maggiore dei due fratelli, era una persona molto introspettiva, molto religiosa, non adatta molto all'azione, quindi ben presto lui lascia il trono per concludere la sua vita in un monastero. Lascia il trono al più energico fratello, che abbiamo visto, Asen, che prende il nome di Asen I oppure di Asen il Vecchio, re o comunque imperatore, dipende dai punti di vista, vedremo, della Bulgaria. Isacco Angelo, l'imperatore bizantino, non si vuole dare per vinto, invade di nuovo la Bulgaria, ma il suo esercito viene distrutto in Tracia e si espandono anche, sconfiggendo l'impero bizantino, occupano città come Sardica, che è molto importante. Sardica è l'attuale Sofia in Bulgaria, e sconfiggono i bizantini ulteriormente ad Arcadiopoli. Isacco Angelo non si rassegna, ci prova un'ultima volta. Nel 1195 raduna un grandissimo esercito nella città di Cipsela o Cipsela. E niente, però succede, pensate, che proprio all'interno dell'esercito a Cipsela scoppia la ribellione. Isacco Angelo viene spodestato dal fratello Alessio III Angelo. Tuttavia, la guerra ovviamente continua e la Bulgaria sembra essere in difficoltà perché scoppiano dei disordini interni. Voi dite, ma come? I boiari, gli aristocratici bulgari, invece di essere uniti al loro re per poter fronteggiare i bizantini, si ribellano. Purtroppo è così. I boiari, gli aristocratici bulgari, non avevano visto di buon occhio il rafforzamento del potere centrale, la formazione di una forte monarchia da parte di Asen, e che ovviamente aveva limitato il loro potere, quindi i boiari si ribellano. Abbiamo disordini interni in Bulgaria e i boiari non accettano il rafforzamento del potere centrale. Addirittura Asen viene assassinato, ritorna sul trono Teodoro Pietro. Vi ricordate il fratello che si era inizialmente dedicato alla vita contemplativa? Teodoro Pietro riassume il governo e riesce a domare la rivolta dei boiari. Tuttavia, nel 1197 anche Teodoro Pietro viene assassinato. Vedete com'è difficile la rinascita dello stato bulgaro per via di tutti questi disordini interni. E allora, attenzione, viene nominato re di Bulgaria il terzo fratello, perché Teodoro e Asen avevano un terzo fratello, ovvero Giovanni, re di Bulgaria, che però in lingua locale si chiama Kaloyan oppure anche Ioannika. È il terzo fratello di Teodoro Pietro e Asen, entrambi assassinati. Noi lo chiameremo Kaloyan, ok, Giovanni.
è imperatore dei Bulgari dal 1197 al 1207, ok? Kaloyan riesce a sconfiggere i bizantini occupando la città di Varna. 1204, l'impero bizantino era stato distrutto, ricordate, dalla quarta crociata dei veneziani e sostituito dall'impero latino d'Oriente. Quindi molto bravo Kaloyan sconfigge sia i bizantini occupando Varna, poi anche negli anni successivi, dopo il 1204, anche l'impero latino d'Oriente, occupando numerose città, quindi la Bulgaria si estende, le città di Braniscevo, di Nissa. Forse a nord lui riesce a occupare anche Belgrado, però non siamo sicuri, i documenti sono contraddittori. Allora, che cosa succede? Kaloyan non si accontenta di essere il re di Bulgaria, vuole essere l'imperatore, cioè vuole il titolo di imperatore e vuole anche un patriarcato autonomo, separato da quello di Bisanzio. Lui chiede tutte queste cose a Papa Innocenzo III. Può sembrare strano perché la Bulgaria è a maggioranza ortodossa, esattamente come la Serbia, però in realtà Innocenzo III cerca una legittimazione alleandosi, unendosi, sottomettendosi alla Chiesa cattolica, cioè alla Chiesa romana. Innocenzo III non è tanto disponibile con Kaloyan, ha invece del titolo di imperatore, gli concede soltanto il titolo di re. Infatti, nel 1204, attenzione, Kaloyan viene incoronato re di Bulgaria da parte del cardinale Leone con una corona, pensate, che è arrivata direttamente da Roma. E invece di concedergli il patriarcato autonomo per la Chiesa bulgara, il capo della Chiesa bulgara viene nominato soltanto primate da parte di Innocenzo III. Quindi capite, Kaloyan viene un po' scontentato da Innocenzo III, ma a lui va bene lo stesso perché lui viene incoronato re, attenzione, dal Papa romano, però continuerà, nonostante questo, si fregerà sempre del titolo di imperatore, si farà chiamare imperatore e il capo della sua chiesa si farà sempre chiamare patriarca invece che primate. Ad ogni modo, come potete immaginare, l'unione con la Chiesa di Roma, con la Chiesa cattolica, non durò molto a lungo perché la Bulgaria aveva tradizioni ormai radicate nell'ortodossia, nella religione ortodossa, e quindi la fedeltà ortodossa si impone. La Bulgaria, poi, sempre Kaloyan, deve fronteggiare l'impero latino d'Oriente che abbiamo già nominato. Infatti, i latini, l'impero latino d'Oriente, non riconoscono il regno di Bulgaria, gli chiedono di sottomettersi a Kaloyan. I latini di Costantinopoli si considerano i legittimi eredi dei bizantini che hanno spodestato e vogliono regnare su tutti i territori dei bizantini, quindi per loro Kaloyan e i bulgari sono dei ribelli che si sono ingiustamente impossessati di un territorio bizantino. Allora Kaloyan si allea con i greci di Tracia perché, attenzione, all'interno del regno o impero bulgaro, come lo volete chiamare, abbiamo visto Kaloyan si fa chiamare imperatore, vi erano molti greci, attenzione, anzi i bulgari, c'è cioè l'elemento autoctono, erano in minoranza, moltissime città del nuovo regno bulgaro erano greche, abitate dai greci. Quindi Kaloyan si allea con i greci di Tracia e riesce a sterminare i latini nel 1205 in una battaglia ad Adrianopoli. Penosa figura dell'impero latino d'Oriente che dopo aver cacciato gli imperatori bizantini, no, questi baroni franchi, no, Baldovino di Fiandra, quelli che si erano impossessati dell'impero bizantino,
di fatto danno una pessima prova di sé e finiscono per perdere la maggior parte delle province che appartenevano all'impero bizantino. Lo stesso re dell'impero latino d'Oriente, Baldovino di Fiandra, che ho appena nominato, viene catturato, viene fatto prigioniero a seguito della battaglia di Adrianopoli e viene condotto prigioniero nella capitale Tornovo. Ad ogni modo i problemi per la Bulgaria non cessano perché di fatto devono continuare, anche se l'imperatore era stato fatto prigioniero, devono continuare a combattere contro l'impero latino d'Oriente, ma vincono nettamente. I bulgari si alleano con i cumani, li ho già nominati, e riescono a sconfiggere i bizantini e dilagano in Tracia fino ad arrivare a Costantinopoli, la stessa città di Costantinopoli, Bisanzio, viene minacciata dai bulgari e dai loro alleati cumani, si impossessano di tutta la Macedonia, attenzione. I bulgari tolgono ai bizantini tutta la Macedonia, tranne la città di Tessalonica. Tuttavia, proprio durante l'assedio di Tessalonica nel 1207, Kaloyan muore in circostanze misteriose che non sono state ancora spiegate dagli storici. Esistono soltanto delle ipotesi. E quindi che cosa succede? Succede che l'impero bulgaro, dopo la morte di Kaloyan, è in grossa difficoltà. Iniziano ad esserci dei torbidi interni che impediscono il pacifico sviluppo della borghesia. Prima di tutto ci sono rivolte dei boiari, degli aristocratici, dei nobili, e quelle abbiamo visto non mancano mai. Poi il nuovo re Boril. Che succede a Kaloyan, il nuovo re di Bulgaria, Boril, 1207. E regna fino al 1218, è un re estremamente debole. Non riesce a fronteggiare né le rivolte nei boiari, né il disfacimento del regno, la frantumazione, la creazione di una serie notevole di province autonome. Ci sono una serie di principi, di aristocratici che fanno la secessione rispetto allo stato centrale bulgaro. Quindi abbiamo la vera disgregazione del paese. Boril era il nipote di Kaloyan, ma non ha altrettanto successo, rispetto al nonno. È una caratteristica che nei periodi di crisi della Bulgaria si diffondono le eresie, le eresie dei bogomili, il bogomilismo che era, come vedremo in seguito, enormemente diffuso in Bosnia, stava diventando la regione dominante in Bosnia, si diffonde anche in Bulgaria. È un'eresia simile a quella dei Catari. Boril e gli altri sovrani bulgari perseguiteranno sempre in modo molto duro il bogomilismo, ma non riusciranno mai a estirparlo realmente. Boril si trova quindi in grossissime difficoltà, chiede aiuto sia all'Ungheria sia all'impero latino, però l'impero latino viene sconfitto dalla Serbia, che in questo modo aiuta moltissimo la Bulgaria. E cosa succede? In ogni caso, Boril termina il suo regno perché viene rovesciato da Ivan Arsen, un altro membro della famiglia, no? Ivan Arsen, che era figlio, vi ricordate, di Arsen I o Arsen il Vecchio. Ivan Arsen è andato in esilio in Russia e con l'aiuto dei russi rovescia Boril, prende il suo posto come re di Bulgaria. Boril viene accecato secondo l'uso bizantino dell'accecamento degli avversari sconfitti e quindi Ivan Arsen II diventa il nuovo re della Bulgaria, regnerà dal 1218 fino al 1241. Cosa succede? Che la crisi della Bulgaria ha
aveva ovviamente comportato la perdita di moltissimi territori da parte della Bulgaria, quindi il nuovo stato egemone nei Balcani era l'Epiro. L'Epiro si era espanso a danno della Bulgaria. Teodoro Ducas di Epiro, il sovrano dell'Epiro Teodoro Ducas, aveva conquistato la maggior parte dei territori bizantini, si era espanso fino addirittura a minacciare Costantinopoli, ma Ivan Arsen riesce a sconfiggerlo presso il villaggio di Klototnica, spero che si scriva così. Teodoro Ducas viene sconfitto e viene anche catturato da Ivan Arsen II nel 1230, quindi un successo della Bulgaria che si sta riprendendo. La Bulgaria si riprende, riesce a sostituire l'Epiro come stato egemone nei Balcani. La Bulgaria si riprende, conquista la Tracia, conquista la Macedonia, conquista l'Albania. I domini dell'Epiro vengono completamente smantellati. Cosa succede? Che, attenzione, siccome la Bulgaria di Ivan Arsen II era ritornata forte, succede che gli alleati di prima, cioè l'Ungheria e l'Impero Latino d'Oriente, diventano i nemici di oggi. L'Ungheria passa al contrattacco nel 1232. Riesce a sconfiggere la Bulgaria e a riconquistare città molto importanti come Belgrado oppure Braniscevo. Ivan Arsen II ha anche delle trattative con la Chiesa di Roma, però rifiuta l'unione con la Chiesa di Roma, preferisce allearsi con i Greci di Nicea. Vi ricordate i Greci di Nicea che cercavano di riconquistare Costantinopoli, di sottrarla ai latini. L'imperatore di Nicea, attenzione, si chiama Giovanni Vatatze. Lo so che possono sembrare dei nomi strani. L'accordo avviene nel 1235 e prevede da parte dell'imperatore di Nicea il riconoscimento della Chiesa bulgara come patriarcato indipendente. L'accordo viene sancito dal matrimonio di una figlia di Ivan Arsen II con il figlio di Giovanni Vatatze, dell'imperatore di Nicea, di Giovanni Vatatze, il figlio Teodoro Lascaris. Abbiamo l'accordo tra Bulgaria e Nicea. I due regni, Bulgaria e Nicea, tentano di conquistare Costantinopoli, ma non ci riescono, anche perché, per la verità, lo stesso Ivan Arsen II non crede molto nell'alleanza. In realtà si pente di essersi alleato con i Greci di Nicea perché capisce che in caso di conquista di Costantinopoli, Costantinopoli andrebbe ai sovrani di Nicea, insomma la Bulgaria ci ricaverebbe poco. Infatti, per un certo periodo tradì l'alleanza. Ivan Arsen II si staccò da Giovanni Vatatze e poi dopo qualche mese ricostituì l'alleanza, però insomma non ci fu la possibilità di prendere Costantinopoli. Sapete che i paleologhi, i sovrani di Nicea, riconquisteranno Costantinopoli qualche decennio dopo, ma non adesso. Diciamo che Ivan Arsen II perde interesse per la guerra contro i latini, contro Costantinopoli, anche perché si diffonde la paura dei mongoli che rischiano di invadere la Bulgaria dopo aver invaso la Russia meridionale. Il nuovo stato bulgaro, in ogni caso, è abbastanza potente sotto Ivan Arsen II. Diciamo che fa sicuramente riferimento nella sua organizzazione alle tradizioni dell'impero di Simeone, dell'antico appunto impero bulgaro di Simeone. Le pretese del re di Bulgaria, che ricordate, abbiamo già visto, si fa chiamare imperatore di Bulgaria, sono notevoli. E infatti Ivan Arsen II si fa chiamare imperatore dei bulgari e dei greci, quindi pretende di essere anche imperatore, diciamo, dei bizantini. Vi ricordo che all'epoca i bizantini non venivano chiamati bizantini, l'impero bizantino, chiamavano se stessi ed erano chiamati da tutti romani, perché erano ciò che sopravviveva dell'antico impero romano. Attenzione, e venivano ovviamente i romani orientali, quindi i greci.
quindi si fa chiamare imperatore dei Bulgari e dei Greci. Questa sarà una costante degli stati balcanici. Sia la Bulgaria, sia vedremo dopo la Serbia, avranno sempre questa tendenza, cioè quella di prendere il posto dell'impero bizantino, di conquistare Costantinopoli e comunque di essere considerati gli eredi dell'impero bizantino ormai in declino e addirittura in questi anni soppiantato dall'impero latino d'Oriente. Quindi si fa chiamare imperatore dei Bulgari e dei Greci. Dei Greci significa imperatore bizantino dell'impero romano d'Oriente. Le formule ufficiali dicono che Ivan Ars regna per grazia di Dio, è un imperatore sacro, è incoronato da Dio. Nel 1235 tutte le chiese orientali riconoscono il patriarcato di Bulgaria, quindi un successo certamente per la Bulgaria. E quindi esattamente come in Serbia, la stessa cosa che abbiamo detto prima della Serbia, pur combattendo contro i bizantini, in realtà anche i bulgari sono influenzati dalla cultura bizantina, i titoli e le cariche di corte sono greci, sono nomi presi dall'impero bizantino, il sistema fiscale e amministrativo è tutto di origine bizantina, c'è una fortissima influenza bizantina in Bulgaria, come in Serbia, come abbiamo detto anche in Serbia, ma in Bulgaria questa influenza bizantina è ancora più forte, ancora più sentita che in Serbia. In realtà Ivan Arsen II non può governare da sovrano assoluto perché ci sono sempre i soliti boiari e gli aristocratici che limitano il suo potere. Poi una cosa che abbiamo già detto, l'elemento autoctono bulgaro, per quanto sembri strano, non è in maggioranza all'interno dell'impero bulgaro. Inizierà a espandersi e a imporsi poi col tempo, però attualmente siamo, diciamo, nel 1235. Molte città bulgare, cioè dell'impero bulgaro, non erano abitate da bulgari, come abbiamo visto, soprattutto città del sud e sul Mar Nero, erano abitate dai greci. Poi, attenzione, ci sono molti centri minerari, le risorse minerarie fanno la fortuna della Serbia come stavano facendo la fortuna della Bosnia che vedremo in seguito. Nei centri minerari sorgono numerose città. In questi centri minerari sono presenti gruppi di tedeschi, perché in realtà dall'Ungheria in giù, non so perché, dovremmo approfondire, coloro che si occupavano dell'industria estrattiva, minatori, gli operai specializzati per le miniere, per l'industria estrattiva erano sempre tedeschi. I contadini in Serbia erano contadini dipendenti, contadini servi che non se la passavano affatto bene. Contadini dipendenti vengono chiamati paroikoi, secondo una parola greca, cioè appunto dipendenti, paroikoi. E sono costretti al robota, cioè al lavoro obbligatorio, mentre invece sulle montagne molti pastori erano valacchi, cioè di etnia romena. Quindi vedete, anch'essi non bulgari, sicuramente i pastori sulle montagne, soprattutto valacchi, se avevano un grado di indipendenza, facevano una vita molto molto migliore rispetto ai paroikoi, ai contadini indipendenti. Quindi vedete che comunque sia la Serbia sia la Bulgaria sono regni che riconquistano la loro indipendenza e sono regni piuttosto forti. L'impero bizantino, ricordate, con i paleologhi si libera dei latini e diventa indipendente, l'abbiamo visto in un altro ciclo di video lezioni nel 1261, però l'impero bizantino sì, era stato distrutto, ricordate, nel 1204, ricostruito nel 1261, non è più assolutamente in grado di dominare i Balcani.
ricominciamo con la storia dei Serbi. Nel 1196 abbiamo l'abdicazione di Stefano Nemanja. Vi ricordate il primo re serbo che abbiamo visto? Stefano Nemanja si ritira in un monastero, non prima di imporre all'assemblea dei magnati, che si chiama Sabor, questa assemblea di magnati, di eleggere come re suo secondo figlio Stefano. Quindi Stefano, sempre della dinastia di Nemanja. Però c'è un altro figlio, il figlio minore Vukan, che niente, si deve accontentare delle province costiere di Zeta e di Trebinje, che lui in realtà già governava, ok? Quindi questo viene dato al fratello minore Vukan, mentre invece Stefano, figlio di Stefano, perché si chiamano entrambi in questo modo, viene nominato, viene eletto re di Serbia. Stefano Nemanja governerà fin dal 1196, attenzione, dall'abdicazione del padre, fino al 1227. Allora, perché il figlio Stefano viene preferito all'altro figlio minore Vukan? Anche per mantenere buoni rapporti con Bisanzio, perché Stefano aveva sposato la figlia del nuovo imperatore di Bisanzio, Alessio III Angelo. Però il problema è che Vukan non è d'accordo e quindi si ribella. E nel 1202 Vukan si ribella, vuole detronizzare il fratello Stefano. E per fare questo si allea con gli ungheresi nel 1202. Attenzione, Vukan riesce a detronizzare, a cacciare il fratello Stefano, però poi Vukan quindi va al potere, però poi deve ritirarsi sotto l'incalzare dei bulgari. Sono quindi i bulgari che invadono la Serbia e restaurano Stefano Nemanja, Stefano II Nemanja sul trono. E poi in realtà i fratelli si riappacificano, quindi Vukan viene riammesso nel governo della Zeta e di Trebinje. Quindi in realtà si riappacificano e riescono a impedire il tentativo dell'Ungheria di sottomettere la Serbia e di imporre la Chiesa romana. I re ungheresi continuano a rivendicare la Serbia, infatti i re ungheresi si fregiano del titolo di Rex Serbie, di re della Serbia. Riesce a restare indipendente dalla Bulgaria. Non solo, la Serbia riesce ad affermarsi, sconfigge sia la Bulgaria, sia l'Ungheria e sia l'Impero Latino. Quindi attenzione, l'imperatore Stefano II Nemanja era stato riportato sul trono dai bulgari, poi però una volta sul trono muove guerra contro i bulgari, li sconfigge, sconfigge anche gli ungheresi, sconfigge anche l'impero latino. L'imperatore latino Enrico II e il bulgaro Boril cercano di sottomettere la Serbia. Ok, ci provano. E inoltre la Bulgaria deve subire l'offensiva, l'aggressione, l'invasione del re di Epiro, Michele I. La Bulgaria si comporta benissimo, tutti questi personaggi sono sconfitti, tutti quanti sconfitti. I latini, i bulgari e gli epiroti. E quindi si afferma la potenza della Serbia. La potenza della Serbia, la Serbia viene ufficialmente elevata a regno, il titolo di regno di Serbia, come quello di Bulgaria, ve lo ricordate, viene concesso da un papa romano, Onorio III, nel 1217. Anche in questo caso, pur essendo ortodossa, la Serbia fa riferimento al papa romano. Che cosa succede? Anche la Chiesa ortodossa serba diventa molto potente, si costituisce in comunità ortodossa autocefala, cioè indipendente. Il fratello dell'imperatore di Serbia, Stefano Nemanja, che si chiama Sava,
che si mette a capo della Chiesa ortodossa serba e ottiene che Ras diventi un arcivescovado indipendente. Lui stesso, Sava, si mette a capo della Chiesa serba, diventa lui stesso il primo arcivescovo indipendente della città di Ras, ottiene l'indipendenza dell'arcivescovado di Ras da parte dell'imperatore bizantino Teodoro Lascaris e del suo patriarca Manuele. Quindi Sava, il fratello del re, organizza la chiesa, istituisce molti nuovi vescovadi, fa fondare molti monasteri e la Chiesa ortodossa serba diventa molto potente e importante. I sovrani serbi si accorgono ovviamente che la Chiesa ortodossa è un'arma potente per poter rafforzare la loro autorità e ridurre quella dei nobili. Così come in Bulgaria la Chiesa ortodossa serba ha una grande importanza anche da un punto di vista culturale. La Chiesa ortodossa serba consente il sorgere di una letteratura originale nella lingua nazionale, la lingua nazionale serba che si era differenziata dalle altre lingue slave. Quindi Stefano I viene incoronato imperatore, si fa chiamare Stefano I incoronato, d'accordo? Si fa chiamare Stefano I incoronato. Morirà nel 1227 e il problema è il solito: dopo di lui ci sono dei successori deboli, ci sono dei torbidi, delle guerre civili, l'aumento del potere dei magnati, dei nobili, finché riuscirà a imporsi nel 1243 finalmente un imperatore stabile. Un imperatore stabile, cioè il terzo figlio di Stefano Nemanja incoronato, cioè Uroš I, governa dal 1243 fino al 1276 e c'è da dire che la Serbia, durante il periodo di Uroš I, ma anche prima, diventa un regno molto molto ricco. Perché abbiamo visto c'è lo sfruttamento delle miniere da parte di esperti tedeschi, questi esperti tedeschi che sono dappertutto nei Balcani, chissà perché i popoli balcanici non riescono da soli a estrarre minerali nelle miniere, si devono affidare ai tedeschi, vengono chiamati Sasi, quindi questi esperti minatori tedeschi. Come ho detto prima, presso le miniere vengono fondati nuovi centri urbani, come Brescovo, nella valle del Tara, che è l'attuale Montenegro, oppure anche Rudnik, sono tutti centri che nascono intorno alle miniere, come Rudnik, ma la regione mineraria più importante si trova sul Kapaonik. Nascono numerose città minerarie sul Kapaonik, come per esempio Novo Brdo, che significa nuovo monte, nuova montagna, oppure Trepša, oppure Plana, oppure Janjevo, Koporili. Vedete quante città nuove, città minerarie che nascono sul Kapaonik. Molto importanti sono le miniere della Serbia, che rendono ricca la Serbia. Le miniere della Serbia sono posti dove si estrae il piombo, il rame, il ferro, ma soprattutto l'argento, che renderà ricchissima la Serbia. Le miniere di argento, in particolare, molto importante, l'argento che viene estratto a Novo Brdo, che si chiama Glama, che è un argento che ha anche una certa percentuale d'oro, con la quale ovviamente i re o imperatori serbi, chiamateli come volete, riescono a battere una moneta locale. Grazie a queste risorse minerarie fiorisce l'economia serba, aumenta il commercio sia interno sia estero, il commercio estero con le città dell'Adriatico, soprattutto Ragusa.
la Serbia diventa un regno, forse non ce lo aspetteremmo in pieno Medioevo, nei Balcani, magari pensiamo che sia strano, ma invece è successo, un regno pieno di ricchezza, di magnificenza, di splendore. I sovrani serbi diventano ricchissimi e potentissimi, sono in grado di pagare un esercito regolare composto da mercenari stranieri che tengono a freno i nobili, quindi i re non hanno più bisogno di usufruire delle truppe dei nobili. Noi abbiamo reso conti di viaggiatori stranieri in Serbia che scrivono di essere rimasti colpiti dalla prosperità economica, dalla ricchezza della Serbia. Con il nuovo imperatore Uroš II, Milutin, un altro re molto importante della Serbia, che regna dal 1282 fino al 1321, la Serbia conosce proprio una fase vigorosa di espansione e diventa lo stato più potente dei Balcani. La Grecia, grazie anche a queste risorse economiche, conquista l'intera Macedonia, attenzione, sotto questo imperatore, in questi anni che vi ho detto, conquista l'intera Macedonia. L'intera Macedonia settentrionale che strappa i bizantini con città importantissime come Skopje, oppure Tetovo, oppure Stip, oppure Veles, Kiševo, Debar, tutte città della Macedonia settentrionale strappate all'impero bizantino. L'impero bizantino poi finisce per trovare un accordo con Milutin, con la Serbia, riconosce le conquiste serbe in una maniera singolare. L'imperatore bizantino Andronico II, come conclude l'accordo con Uroš II Milutin, gli dà in sposa la sua figlia di 5 anni, Simonis. Si suppone ovviamente che il matrimonio sia stato consumato successivamente, visto che Simonis, la figlia dell'imperatore bizantino Andronico II, all'epoca aveva 5 anni, facendo, capite, figurare le città conquistate da Uroš II Milutin, re di Serbia, come dote, capite, come dote portata dalla Serbia, e quindi la Serbia si tiene le città occupate. E quindi da questo matrimonio in poi Uroš II Milutin mantiene rapporti cordiali con la Serbia. Scusate, l'imperatore serbo Uroš II Milutin ra mantiene rapporti cordiali con i bizantini, si rafforza l'influenza culturale bizantina e si diffonde anche il sistema di concessione di terre, tipicamente bizantino, il feudalesimo bizantino di concessione di terre dette pronoia. La concessione di terra tipicamente bizantina in greco viene detta pronoia. Continuiamo un attimo con la Serbia, vediamo che cosa succede dopo la morte di Uroš II Milutin nel 1321, così ripartiremo con la prossima lezione. E la grande espansione e la grande ricchezza della Serbia, poi torneremo a vedere che cosa succede in Bulgaria. Vedete, ci stiamo alternando tra la storia della Bulgaria e quella della Serbia. Spero che sembrano cose strane, no? Sono cose un po' inedite che noi non conosciamo della storia dei nostri vicini balcanici al di là del mare Adriatico. Spero che vi possano interessare. Per ora chiudiamo qui, ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci.